Il coraggio è complicato trovarlo. Manzoni diceva, faceva dire a uno dei suoi personaggi che è impossibile darselo. Il coraggio è qualcosa che hai, oppure non hai. Non sono fino in fondo convinto di questa cosa che fa dire a Don Abbondio o Manzoni, in realtà. Sono convinto che il coraggio sia qualcosa in più che un temerarietà. Spingersi a fare qualcosa non temendo le conseguenze. Io credo che il coraggio invece possa essere qualcosa che prendi, formi e costruisci attraverso la conoscenza e anche cercando di resistere ai pregiudizi. La cosa più complicata in questo momento per chi è europeo, per chi vive in Europa, per i popoli del Mediterraneo, quello di vedere una politica internazionale che sempre più parla un linguaggio e fa delle scelte che risultano spesso molto lontane dalla vita quotidiana. E coraggio significa affrontare. Gli albanesi hanno dimostrato più volte di avere coraggio nella loro storia, dalla resistenza ai nazisti alla resistenza al comunismo, una resistenza quest'ultima anche poco raccontata rispetto a quello che è venuto fuori dall'Unione Sovietica, ma anche dalla Romania, parlo come pubblicazioni. E qui ci sono molti intellettuali, dissidenti di grande valore, che hanno spesso avuto una eco minore. Questo coraggio, quindi, di resistenza, questo coraggio di resistenza, io lo sento molto diverso, per esempio, no? Dall'altro popolo, cioè quello italiano meridionale, che ha vissuto solo una delle due grandi tirannie d'Europa e che quindi spesso ha difetta di imprudenza anche nei linguaggi, nel modo di esprimersi. La politica a volte utilizza la politica italiana delle frasi o delle posizioni populiste che magari appunto un popolo come quello albanese intuirebbe immediatamente. E che il coraggio qui è lo stesso coraggio si ha nel sud Italia, e cioè di non credere che raccontare delle proprie contraddizioni sia un modo per delegittimare la propria cultura, la propria identità, la propria storia. Chi racconta le proprie ferite, quello che non funziona, non sta insultando se stesso. Mi è capitato in queste ore, no, di chiedere, di fare domande. C'era un po' come quella resistenza che nella mia città trovo molte volte, no, di dire: ma scusa, perché mi hai chiesto questa cosa? No, qui va tutto bene. No? È una specie di protezione. Non è per forza connivenza o omertà, poi lo può diventare, ma c'è innanzitutto paura. Paura di essere fraintesi, paura di essere ridotti, ridimensionati, paura che ci sia semplicemente una sintesi negativa, ombrosa, possa di colpo togliere tutta la bellezza, la luminosità, l'altro che c'è in una terra e in una cultura. Questa è una paura legittima, ma il coraggio non è negare la contraddizione, nasconderla, far finta che queste ferite non esistano, è affrontarla. Affrontarla significa raccontarla. E raccontare significa poter descrivere come vanno le cose. E io sono convinto che gli sforzi sono molti, sento che c'è un riscatto, una possibilità di lavoro, di realizzare molto interessante, che non è facile trovare nei dintorni d'Europa, per niente. Detto questo, bisogna guardare in faccia le cose che non vanno, la complessità del sistema giudiziario, la corruzione dei giudici, l'infinito flusso di riciclaggio, la presenza costante, importante delle organizzazioni criminali, non sono cose contro l'Albania. Raccontare queste cose non significa andare contro l'Albania, è fare queste cose che significa essere contro l'Albania. Quindi, in qualche modo, il coraggio che ci dobbiamo dare, il coraggio di guardare queste cose. Ecco, non esistono cause difficili da vincere, ci sono solo cause costose. Però quello che io incontro in Albania è la speranza, l'energia. Paese giovane, giovanissimo. Una delle cose più interessanti del dibattito che vedo sui social network è che in genere i ragazzi albanesi non sono abituati a sentire parlare bene della propria terra. Quindi, quando
quando c'è un elogio, un riferimento che fosse anche il più romantico, ingenuo, quindi c'è immediatamente una parte che ne viene nutrita, il lettore è felice. Lo stesso lettore, ho notato, che poi critica ovviamente, questo mi piace. Cioè, mi piace che il fatto di sentirsi fieri di appartenere a una cultura, a una terra, non condiziona poi il giudizio, anche se è vero, sulle cose che non vanno. È una cosa molto bella. Entrambi siamo paesi, popoli di migranti. E noi, a noi tocca, a noi italiani, a noi albanesi, ho detto. Lapsus. Dicevo, a noi tocca dover raccontare cosa significa essere migrante in Europa. Tocca a noi più che ad altri. Per questo chiudo con un altro verso. La poesia di una poetessa, un altro mio grande amore che spesso cito, si chiama Wisława Szymborska. Difficile da pronunciare, ma molto facile da leggere, una poetessa immensa. Cito questo verso per chiudere, semplicemente perché credo che questo verso descrive più di qualsiasi ragionamento razionale. L'empatia. Ascolta come mi batte forte il tuo cuore. Un verso semplicissimo. Credo che in queste parole c'è tutto il coraggio possibile per cambiare, cioè ascoltare il proprio cuore come il cuore altrui. Grazie.